E da tanto che non parlo di singoli, ho sempre fatto un po' di video slide con vari REIT o varie aziende da dividendo, ma non mi concentro da un po' sui REITs in generale e in particolare su analisi di singole aziende. In realtà, in questo caso, non vado a fare un'analisi, vado a fare più una valutazione di un'azienda con in watchlist e del quale è uscito un articolo di recente su Singalfa, che andiamo a guardare in maniera sommaria adesso, e che è nella mia watchlist da un po' e nella quale vorrei investirci. E andiamo a vederla subito dopo la sigla. Ciao a tutti, bentornati sul canale, sono Pasquale e questo è il Risparmio e bentornati in un nuovo video del vostro investitore e risparmiatore della Porta Accanto. Oggi andiamo a parlare di National Retail Properties, ticker symbol NNN, oppure NNN, detto all'americana. Questa azienda è un'azienda molto ma molto interessante dal mio punto di vista. Si tratta di un'azienda che ha proprietà di alta qualità e che sono soggette solitamente a long term lease, per cui a affitti a lunghissimo termine, e che sono triple net lease, per cui la parte delle spese che vanno a gravare sull'azienda di per sé, sul REIT di per sé, sono bassissime e la maggior parte dei costi va a gravare su chi vende, prende in affitto appunto queste proprietà. A settembre 2020 l'azienda aveva la proprietà di 3.114 appunto costruzioni in 48 stati diversi degli Stati Uniti d'America, con un'area affittabile di circa 32,4 milioni di piedi quadri di parte calpestabile. La maggior parte di tutti quelli che sono gli affitti, per cui i lease, sono di una lunghezza di 10,7 anni, per cui un conduttore almeno quasi per 11 anni ha contratto di affitto con l'azienda, e l'azienda di per sé nel frattempo con questi affitti ha modo di reinvestire per acquistare nuove costruzioni o magari andare a costruire dei nuovi edifici da andare ad affittare e ad allargare il proprio business. Perché vado a parlare proprio di questa azienda? L'azienda non ha avuto una grossa variazione di prezzo verso l'alto in quest'ultimo periodo, e per cui si è svalutata particolarmente, e questo la fa molto appetibile per chi come me cerca delle aziende che, oltre a dare una politica di dividendo molto succosa e costante, possono anche dare un certo capital gain. Ovviamente non tutte le aziende sono fatte per crescere all'infinito, neanche una molto probabilmente, però quasi tutte sono fatte per crescere nel tempo. E se a questo uno si riesce a abbinare anche la parte dei dividendi, perché buttarla? Per quanto riguarda in termini di crescita futura, l'azienda è prevista dare quasi un 11,1% di crescita annuale su base di earnings e di 5,7% su base annuale per quanto riguarda il revenue, per cui il fatturato. Andiamo a vedere la salute finanziaria, come si può vedere, come un po' tutti i REITs hanno questi asset a lungo termine che sono molto preponderanti, e l'azienda ha sicuramente più asset che debito, con una piccola percentuale di cash. Per quanto riguarda il dividendo, è un dividendo lordo del 4,57%, che per un investitore italiano va decurtato del 37%, per cui è qualcosa che bisogna sempre tener conto quando si vanno a fare valutazioni in termini di investimento su aziende che distribuiscono dividendi. Però, come si può vedere, è un dividendo che, pur avendo un dividend yield molto ballerino, dato appunto dalla volatilità del prezzo delle azioni, è sempre stato in costante aumento, passando dal 1,52 dollari per azione su base annuale, per cui un 6% di yield, ad adesso che sono quasi 2,2 dollari per ogni singola azione. Un dividendo che praticamente è stabile e crescente nel tempo, e quasi quasi si può quasi dire che sia una dividend growth. Come si può vedere, anche il payout ratio è molto ma molto sostenibile, un 69%, ed è anche questo costante nel tempo, per cui un'azienda che è molto stabile. Per quanto riguarda quelli che sono i rendimenti che ha avuto da quando è stata, diciamo, quotata sul mercato azionario, come si può vedere è cresciuta, ma poi ovviamente qui diciamo, la parte del picco pandemico ha impattato notevolmente sul prezzo dell'azienda, che ovviamente non ha dato i rendimenti che ci si aspettava sul lunghissimo termine. Infatti, chi l'avesse presa 5 anni fa avrebbe avuto solo un 6,4% di ritorno, chi l'avesse presa 3 anni fa solo un 3,8%. Ma se andiamo ad includere i dividendi, possiamo vedere che, pur avendo avuto un rendimento sui 5 anni del solo 6%, un investitore normale avrebbe portato a casa il 34% di rendimento sui 5 anni, che comunque è quasi un 7% su base annua, che schifo non fa. Di cosa si occupa l'azienda?
Allora, andiamo a vedere che prima di tutto, come dicevo prima, 33 milioni di piedi quadri affittabili, su in 48 stati, quasi in questo momento 3.200 proprietà, 370 più affittuari, per cui l'azienda è anche diversificata, non ha solo pochissimi affittuari e per cui può andare un po' a rischiare se uno di questi fallisse e non pagasse delle grosse, diciamo, dei grossi impatti in termini finanziari sull'azienda. Ha quasi un 99% di occupancy, per cui quasi il 99% degli stabili sono affittati, il 17.6% sono conventional store, 12.1% sono automotive, poi abbiamo anche family entertainment del 5.9%, health and fitness un altro 5.1%, theater sono i cinema e così via. Quali sono i top tenants? 139 proprietà sono di 7-Eleven, che è una grossa catena di supermercatini. Si trova anche in Giappone, tra l'altro, se non ricordo male. 121 sono Mystery Car Wash. Camping World, 47 proprietà. Camping World, tra l'altro, è un'altra azienda che nella mia watchlist, non per i dividendi, però comunque è un'azienda che mi piace molto. LA Fitness, 30 proprietà. GPM Investment, che sono convenience store, 153 proprietà, e così via. Cliccando sulla mappa, poi qui ovviamente riusciamo a ottenere quante proprietà per i singoli stati sono presenti. Dividend yield al momento del 4.6%. Questi sono i rendimenti che guardavamo su Simple Wall Street, però qui come possiamo vedere l'azienda dà anche rendimento a 11, a 10, 15, 20 e 25 anni rispetto, diciamo, a quello che è tutto il resto del mercato. Ovviamente ricordo che National Retail Properties fa parte del NAREIT Equity REIT Index, perché appunto essendo REIT fa parte di quella parte. Andiamo a guardare un po' di fact sheet appunto sul sito dell'azienda. Andiamo un attimino a allargare. Allora, l'azienda dà questi highlights, 32 anni consecutivi di aumento del dividendo, cosa che la fa entrare nelle Dividend Aristocrats e, ovviamente, fra qualche annetto, anche nelle Dividend Kings. Ha un portafoglio diversificato, come dicevamo prima, 3.195 proprietà, ha uno strong balance sheet e l'abbiamo visto anche su Simple Wall Street in maniera schematica. Poi, ovviamente, chi volesse approfondire dal sito del National Retail Properties può andare a scaricarsi anche il proprio bilancio. L'azienda vale 11.1 miliardi di dollari, per cui è un'azienda non enorme, ma non è neanche piccolissima. Long term net lease con un average remaining lease, per cui con una media di affitto rimanente 10.6 anni, e un 98.6% di occupancy delle costruzioni. Come dicevo prima, il dividendo è stato aumentato 32 volte consecutive, dal 1990, quando era un poco più di un dollaro all'azione, ad adesso 2021, che è quasi un 2.2%, 2.2 dollari di dividendo per ogni singola azione. L'articolo di cui parlavo, poi magari vi lascio qui appunto in descrizione del video, è proprio questo: National Retail Properties, too dependable to doubt and too cheap to ignore. Ovviamente quello di cui si va a parlare in questo articolo è il fatto che l'azienda è molto legata alle fluttuazioni del mercato, a quello che ancora le varie varianti della pandemia, in particolare in questo momento c'è la Omicron, possono andare a avere sui business di questo tipo, ma dall'altro punto di vista dice che il rapporto rischio-rendimento, comunque essendo l'azienda molto a sconto ed avendo un dividendo abbastanza interessante, potrebbe avere delle forti prospettive di crescita per chi volesse investire nell'azienda se si andasse ad analizzare l'azienda nel suo complesso, sia per quanto riguarda lo strong balance sheet, come si diceva poco fa, ma anche per quanto riguarda il dividendo e la strategia aziendale di diversificazione su vari clienti, diversificazione su varie proprietà e diversificazione geografica negli Stati Uniti d'America su vari stati, come dicevo prima, 48. Per cui, a mio parere, è un'azienda che va valutata. Io ce l'ho in watchlist e anzi avrei tanto piacere a fare un ingresso al più presto possibile. Sto valutando, perché io, non so se mi conoscete, sapete che faccio un ingresso forse ogni 2-3 mesi, ma a volte neanche ogni 2-3 mesi. Per cui bisogna valutare le cose per bene, studiarsele per bene e andare a fondo in tutto quello che è il progetto dell'azienda, perché quando, ricordo sempre, quando si va a investire a lungo termine non si investe per fare soldi, si investe perché si vuole essere proprietari di quell'azienda, condividerne il progetto, condividerne la mentalità e di conseguenza, se si è fatta la giusta scelta, a quel punto arrivano anche i profitti. Bene, spero che questo video introduttivo all'azienda sia stato di tuo gradimento. Ovviamente ci sono tantissime cose in più da dire che non ho detto in questo video, ma spero di aver sollecitato la tua curiosità ad andare un attimino ad analizzare un po' più a fondo National Retail Properties. Se questo video più ovviamente è stato di tuo gradimento, un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube, così fai capire sia a lui, ma anche a me, visto che siamo in periodo festivo,
E queste cose ti piacciono, per cui io possa, insomma, divertirmi, stappare una bottiglia di champagne. Per ogni mi piace che viene lasciato, andrò in coma etilico, forse. E ovviamente lascia un commento qui sotto, fammi sapere cosa ne pensi di questa azienda, se l'avevi già sentita, se ci hai già investito, se ce l'hai in watchlist. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!